Ciao a tutti esari, io sono Cecilia e bentornati sul mio canale. Oggi volevo aprire una nuova rubrica che riguarda la lavorazione della pelle. Probabilmente farò uscire questi video di domenica, ma non saranno un appuntamento fisso. Come primo video volevo farvi vedere un portaspada da cintura e nel concreto sarebbe questo qui. Questo qui mi è stato richiesto da un'amica che pratica scherma medievale. Il progetto di questo portaspada l'ho realizzato al computer, dopodiché l'ho stampato su cartoncino e in questo video vi farò vedere come si realizza. Ne ho realizzato anche un altro per i mancini e sarebbe questo qui. In realtà non cambia nulla perché basta semplicemente spostare questo pezzo di qua. Come vedrete sono predisposti i buchi sia per destri che per mancini. L'unica accortezza è di stare attenti quando si va ad assemblare. Nel concreto sarebbe in questo modo. Giusto per farvi vedere sarebbe così. In questo modo. Ok, sono un po' scomoda, non so se riuscite a capire, ma questa è la cinta dove vanno agganciati i pezzi e il portaspada qui va infilata la spada e si estrae in questo modo, quindi. Per mancini uguale. Solo che in questo modo. Questa qui può essere allargata o stretta a seconda di come vi serve, a seconda della grandezza della spada. E iniziamo!
di usare degli scarti di pelle perché sia nella pelle sia nel cuoio non si butta via nulla. Credo che si veda abbastanza bene, ma è la prima volta che faccio questi tipi di timelapse, quindi non ne sono sicura, ma il nastrino che ho utilizzato, questo qui, sempre in similpelle credo, chiaramente potete farlo anche più lungo. Nel concreto questo dovrebbe bastare per questa esigenza, diciamo. I rivetti sono abbastanza facili da usare, come avete visto, e io ne ho usati di tre misure. La più grande sono questi quattro e l'ho usati perché devo rivettare ben quattro strati di pelle. Quelli medi li ho usati qui e sono questi quattro e tengono insieme ben tre strati di pelle. E poi l'ho utilizzato anche qui perché non mi fidavo ad usarne uno unico di quelli piccoli. Quelli piccoli invece li ho usati doppi qui e qui. Se volete sapere qualsiasi cosa scrivetemela nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!